Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio domenicale, ovvero episodi domenica speciale. Qui con me c'è Alvis. Buonasera ragazzi. Comunque ragazzi, oggi siamo io e Alvis in questo nuovo episodio di un videogioco conosciuto da moltissime persone che si chiama League of Legends. Questo gioco è molto famoso, lo conosco in parecchie persone, però ci sono alcune persone che di sicuro non lo conosceranno, quindi spiegherò comunque che di cosa parla e tutto il resto. Allora, questo gioco è un MOBA, ovvero un multiplayer online di combattimenti in arena. Questo gioco, ora noi stiamo giocando una mappa che si chiama Aram, ovvero Abisso Ululante. In questa mappa, in pratica, è solo un ponte in cui ci sfideremo 5 contro 5 in questa battaglia. Questa è una mappa... non è la mappa importante di questo gioco, ovvero è una mappa in cui comunque passi tempo con gli amici e fai dei combattimenti veramente belli. La mappa di questo gioco, quella più importante, si chiama Landa degli Evocatori. Che lì comunque giochi contro altre persone che sono del tuo rank. Ovvero, ad esempio, io sono Silver e Alvis Bronzo. In pratica, in questa mappa dei Landa degli Evocatori si possono fare le ranked, ovvero classificate. Diciamo, è come simile al calcio, ovvero che tu giochi, accumuli punti e accumulando punti tu sali di grado e quindi puoi salire anche a oro, platino, diamante e puoi anche diventare un challenger. Io ad esempio in quest'anno sono arrivato silver, perché questa è la mia prima stagione che ho giocato bene. Però sfortunatamente io ad esempio sono partito bronzo 5 come Alvis, solo che Alvis è rimasto bloccato. No, io sono Diamond 1. Diamond 1. Ti piacerebbe, vero? Sì, molto. Vabbè, come dicevo, questo gioco è basato su distruggere il nexus avversario, cioè la base avversaria. Noi ad esempio, noi siamo nella squadra blu e gli avversari stanno nella squadra viola. Viola, vabbè. No, si chiama viola, è la squadra viola. Vabbè. E noi dobbiamo arrivare qui, mo vi pingo, qui. Questo nexus qua. E dovremo distruggere tutte le torri, tutti gli inibitori e poi il nexus alla fine. In pratica vi spiego io specificamente quello che ha detto Alvis. In pratica c'è questa qui vicino a me, si chiama torre. Ovvero noi dobbiamo giocando distruggere questa torre. Però per distruggere questa torre abbiamo bisogno di questi mostriciattoli, che in teoria si chiamano minions. Però per chi non conosce questo gioco, all'inizio vi ho detto mostriciattoli per farvi capire. Comunque, ragazzi, grazie a qui la torre. Vabbè, però se continui a parlare sulla mia voce non capisco niente. Come dicevo, la torre all'inizio colpisce questi minions, quindi tu hai il tempo anche di distruggere la torre. E distruggendo questa torre tu passi, comunque hai più spazio, c'è cioè più probabilità di vincere, perché tu sei più avanzato. Minchia, mi stavano per ammazzare. Che cazzo fa questa? Comunque, come vedete, ora noi stiamo facendo una bella battaglia. Aspetta, modifico un po' l'audio, che sennò non sentiamo la voce di Alvis. Stanno facendo le botte qui da me, giustamente quando regino. No, che culo! Ah no, è morto. Comunque. Vabbè, comunque vi spieghiamo. Ci cioè abbiamo spiegato, credo, l'essenziale per il momento. No, perché non può essere di merda? Dai. Comunque, come dicevo, in questo gioco comunque ci sono diversi personaggi. Ad esempio, il personaggio che ho io è simile a quello di Alvis. Ovvero è un AD Tank. L'AD Tank è un personaggio in cui fa danno fisico. Però, a parte fare danni fisici, fa anche danni. È anche resistente.
che può fare il tank, ovvero quello che protegge il team, che è quello più resistente, che si mette davanti e si prende i danni degli avversari, ovviamente se ti focussano, cioè se ti attaccano. In pratica le persone, ci sono diversi personaggi, i nostri comunque sono questi ruoli, e in pratica i nostri personaggi puoi anche farli o solo AD o solo tank. Però in teoria conviene farli o tank o AD tank, no, AD tank, non solo con danno, perché comunque sono personaggi che hanno basso range, cioè non fanno danni da grandi distanze, come questo personaggio qui, che si chiama, che è un tiratore, ovvero sarebbe un AD carry tiratore, quello che fa il danno a distanza. Invece quest'altro personaggio che vedete qui è un mago, un personaggio che fa danno in base agli AP che ha, però i danni li fa solamente quando ha, quando ha queste mosse, ovvero Q, W, R, che si chiamano skill o spell, come volete voi, come preferite voi. In pratica, usando queste seguenti mosse, il personaggio fa danno. Ad esempio, loro con queste mosse, riescono a fare un danno pazzesco, cioè un bel danno. Però loro, ad esempio, con i danni base, cioè ad esempio, se io attacco, diciamo, c'è una persona qui di fronte a me, attacco senza usare le mosse, io riesco a fare più danni io che il personaggio che ha danni AP, perché quel personaggio si basa solo sul danno AP. Invece, per esempio, ad esempio Ashe, lei fa danno, però non è che ha bisogno delle mosse, cioè le sue mosse le usa praticamente di meno, a differenza dei nostri personaggi, perché le sue mosse una serve per spiare il nemico, un'altra serve per usare le sue mosse che rallentano i nemici. E ad esempio l'ha già, avete visto, ha lanciato tante frecce, è l'unica mossa che fa danno. Poi la sua mossa finale, cioè questa si chiama ulti o mossa finale, come volete. Quella ad esempio di questo personaggio blocca gli avversari, non fa tanti danni, però se ha poca vita forse potrebbe riuscire ad ucciderlo, però blocca i nostri nemici, quindi ci dà un vantaggio che loro sono stunnati e noi possiamo ucciderli. Ovviamente ci sono diversi personaggi, come state vedendo. Aspettate, scusate, stavo combattendo e allora mi sono distratto. Doppia! Comunque lui ha fatto la doppia. È un pro questo ragazzo. Non è vero. In tutto questo. Comunque vi ho spiegato, insomma, ho cercato di spiegarvi un po' i personaggi. Non l'ho fatto nei miglior modi, perché comunque abbiamo bisogno di più tempo comunque per spiegare, e anche le basi, come si gioca questo gioco. Vabbè, io comunque non è che voglio spiegare, cioè sono qui comunque per giocare, far uscire un episodio domenicale in cui giochiamo un videogioco multiplayer. Mi dispiace che con noi non c'è Arcanthos, perché lui c'ha la domenica, come ho detto prima, ha degli impegni, quindi a volte non può registrare con noi. Però forse più tardi dovrebbe arrivare e forse riusciremo a mettere un altro episodio di questa domenica. Solo che non uscirà alle 8, ma forse uscirà verso le 9 e mezza. Quindi riusciremo a mettere, ma forse, se lui ha tempo, due episodi di un altro gioco. Non vi diciamo quale, perché sarà sorpresa. Questo sì. Fine. Però spero che questo video comunque vi piaccia. Cioè, sono stato abbastanza chiaro in alcune cose. E in altre cose sei stato scuro. Dai, massacriamoli a queste capre. Wow, masterai, ti giuro, l'ho visto. Questi bastardi come focussano. Che KS. Tu solo quello sai fare. Sì, certo, doppia prima KS. Tu solo quello sai fare. Erano mille le kill. Sbagliato. Guardate ora come muore. Questo master. Dove vai?
Minchione. Comunque ragazzi, io vi spiego un po' le caratteristiche di Irelia. Irelia si butta addosso, stunna e fa danni duri. No, che bella spiegazione, guarda. Comunque, allora, Irelia è anche lei AD carry, ma lei fa un botto di danno con la W. La W serve a dare danni duri e a life steal, cioè la ruba vita. Poi c'è la Q che serve a buttarsi addosso all'avversario e fargli... A lanciarsi, non per dirti. Botto di danno se c'hai... Aspetta. Ok, se c'hai gli attacchi fisici. Ah, come avete visto, io e Alvis abbiamo delle skin. Ovvero sono dei personaggi, diciamo, non è... La faccia, cioè il personaggio non è questo quello originale, cioè il classico. Questa è una skin. Questa è una skin che si chiama, cioè che si comprano. Ovviamente io non è che le ho, cioè io non le compro queste cose. Su questo videogioco a massimo ho speso giusto 10 euro, cioè non sono uno spendaccione. Infatti la maggior parte delle sicuramente delle cose che vedete, delle mie skin, la maggior parte mi sono state regalate dalla Riot, oppure alcune volte sono stati regali per il mio compleanno da cari amici, che voglio sempre ringraziare per questi bei regali. Compreso te, ovviamente. Comunque, vi ho detto, non voglio sembrare quelle persone che, cioè, lo so che non, a voi non interessa, però non voglio dimostrare che io sia una persona, uno spendaccione su questi videogiochi, cioè... A me va bene la skin classica. Non ho gusti particolari. Io dico no, devo avere quella skin. Che sono molte persone che spendono un sacco di soldi per questo gioco. Diciamo è un po' sprecato, perché alla fine non è che sa che cambia. Cioè non cambia molto alla fine. Io invece anch'io ho avuto regalati le skin. Solo che come si chiamano? Chi te le ha regalate? Te l'hanno regalate sempre di mia. Sì, ma chi te le ha regalate? Vabbè, lui mi ha regalato un personaggio Braum e un altro Emmendinger. Poi ho avuto regalato dalla Riot un altro personaggio. Poi mi hanno fatto dei regali sempre dei miei amici. Se in tutto ciò, se non mi sbaglio, 10 skill. E pensate che questi personaggi non li sono nemmeno. Questo è un peccato. Irelia, questa cosa mi è capitata. Ma proprio mi è capitata. Io quando vado top con... Cioè non vado con lei, io top vado con altri personaggi. Vabbè, comunque alcune persone che non conoscono questo gioco non sanno cosa sia top. In pratica, il top, come ha detto Alvis, è un ruolo che tu giochi nell'altra mappa che si chiama Landa degli Evocatori. In pratica in questa mappa, a differenza di questa qui, ci sono grazie comunque... della mano, Zed! Di questa mappa ci sono diverse lane, ovvero parti dove andare per parti per andare, cioè per giocare. Tipo questa strada la troverai in una posizione che si trova sopra, una sotto, una centrale e un'altra zona che si chiama la giungla, ovvero jungle. In pratica in questo gioco comunque ci sono diversi ruoli. Tipo i ruoli principali sarebbero quello di andare top, mid, bot e jungle. In pratica top vanno i personaggi che noi abbiamo. Cioè i nostri personaggi possono andare grande top. Invece ad esempio la tiratrice è un personaggio che va solamente bot. Cioè un AD carry. Poi c'è per, ad esempio ci sta, aspettate, ci stanno in jungle così qua. Allora aspetta. Giustamente hai ragione. Il mio personaggio ad esempio non è che va solo top, può andare anche jungle. Cioè in questa altra lane che serve per aiutare le altre lane, cioè tipo sostegno. Ad esempio va a gankare, cioè fa un'imboscata per uccidere l'avversario e aiutare il tuo compagno di squadra comunque a vincere facilmente la lane. Vai, comunque puoi dire cosa dovevi dire. Volevo spiegare il ruolo di jungle, che io a maggior parte vado sempre jungle, support. E non sa giocare, non vi preoccupate. Concludo. Vado jungle, support, poche volte top, poche volte mid,
alcune volte vado bot, però solo con personaggio, si stana. Io jungle, cioè il ruolo del jungle non è, non consiste di fare solo i gank. Il jungle consiste di supportare la squadra, è una specie di secondo support, che è colui che, come posso spiegare, se per esempio ma fa culo mi ha messo in night, se ad esempio una lane io la sto perdendo, il jungle mi dà una mano a vincere questa lane, cioè più che altro a recuperare, perché se stai perdendo comunque non è, devi prima recuperare. Il jungle è forte. Comunque devi spiegare, ora che hai detto anche la parola support, comunque devi spiegare cosa fa il support. Ah, allora il support, il support è colui che all'inizio è il support solo del lady carry, cioè del tiratore. E il suo ruolo consiste in aspettate un attimo, questo mi vuole fare allora. Comunque tra poco abbiamo finito la partita, abbiamo quasi vinto. Il support consiste, ma dopo che pazzia, no, il support consiste nel dare una mano all'antichedi all'inizio, cioè lo difende. Il support la maggior parte delle volte si deve fare tank, può essere anche AP, ma preferibilmente tank, perché lui deve subire danni al posto dell'antichedi. Il support poi il support, io finirò questa partita per Sparta e Valerio vince, Valerio vince. Il support consiste nel come si chiama, nel centro della partita, consiste nel dare una mano al team, tutti quanti. Comunque ragazzi, c'è lui aspetta, fermati un attimo, comunque abbiamo finito la partita e abbiamo vinto, quindi come dicevo oggi, cioè ci fermiamo qui, abbiamo finito l'episodio. Se per caso nel prossimo episodio riusciremo a registrare di nuovo League of Legends, comunque vi spiegheremo anche altre cose, cioè di altri personaggi, i ruoli e tutto il resto, cioè quello che volete, possiamo spiegare. Mi spiace che devo fermare Alvis, che sta facendo una sua spiegazione del support, perché visto che è uno dei suoi ruoli principali, come ad esempio il mio ruolo principale è l'AD Carry. Comunque, ci fermiamo qui. È stato, diciamo, un piacere giocare. Farvi vedere quanto è scarso. No, più che altro per far vedere quanto sei scarso tu. No, intanto io ho un danno pazzesco. Ho fatto un cazzo di danno. Ho fatto comunque la partita l'ho chiusa io. E l'ho chiusa in modo magnifico. Tutti che mi focussavano, io distruggevo la base. Comunque, vabbè, ora ci fermiamo perché l'episodio è finito e stiamo registrando troppo. Ci vediamo nel prossimo episodio domenicale, sperando che un giorno di questi riusciremo a registrare di nuovo League of Legends e giocheremo una partita nella landa degli evocatori, che durerà però 40 minuti. Quindi se a voi fa piacere che io registra 40 minuti e non vi annoiate, se stai un po' zitto, grazie. E se non vi annoiate, noi possiamo anche registrare 40 minuti e faremo in modo comunque di farvi divertire. Vai, ora puoi parlare e spero che smetti di parlare sulla mia voce, lo fai in tutti gli episodi. Allora, vogliamo minimo, ma proprio minimo, 1 miliardo di pollici. Sì, 1 miliardo, vabbè, dopo di questa possiamo staccare. Comunque, se vi piace il video, proprio ve lo dico per chi ci segue e chi, cioè chi ci segue, di mettere un pollicione se vi è piaciuto, così vi faremo altri episodi su di League of Legends. Faremo la landa di League of Legends. Comunque ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti da qui, da Valerio Gallo, o Yamamoto è uguale, e da Alvis. Ciao a tutti.